questa prima partita di campionato. Abbiamo visto Gallo tra i convocati, vogliamo sapere la sua condizione. E poi la seconda, quali sono i pericoli derivanti da questa partita? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. I ragazzi arrivano con una condizione psicofisica ottimale. È chiaro che quello che si è fatto fino adesso non basta per la partita di domani, perché è una partita impegnativa. Le difficoltà che ci possono essere, il fatto che affrontiamo una squadra come la Lazio, con un allenatore che sta lavorando da diversi anni con quel gruppo di lavoro, quindi sicuramente le difficoltà delle partite sono dovute a tutti questi aspetti. Gallo è recuperato al 100% e fa parte dei convocati, e quindi potrebbe essere anche utilizzabile dall'inizio. È a disposizione della squadra, recuperato al 100%. Il fatto di giocare davanti a 30.000 spettatori deve essere un qualcosa in più. Sicuramente dovremmo essere anche bravi noi a entusiasmare e a spingere i nostri tifosi, ma questa passionalità dei tifosi l'hanno dimostrata sin dal primo giorno in cui sono arrivato, anche in ritiro, dove erano comunque numerosi nonostante fossimo a tanti chilometri di distanza. Sì, è vero che è una squadra che conosce bene i meccanismi del proprio allenatore, ma è anche vero che noi siamo vogliosi di mettere in difficoltà una squadra che l'anno scorso era da secondo in classifica, quindi ha dei valori importanti. Però, ripeto, davanti a 30.000 spettatori, da parte nostra ci deve essere la volontà e soprattutto la determinazione di mettere in difficoltà una squadra sulla carta più forte di noi. Ma il calcio è bello proprio per questo, perché a volte, e questo dipende molto anche da noi, quello che dice la carta non corrisponde a quello che può determinare il campo. Sta a noi andare in campo e cercare di metterli in difficoltà per cercare di fare un risultato positivo. Ragionando su quello che si è fatto fino adesso, in maniera da avere più convinzione nei propri mezzi, però ragionare sul fatto che le difficoltà, inizia il campionato, quello vero, inizia domani, senza nulla togliere a quello che si è fatto fino adesso, però quello che conta è la partita di domani.